Trovare l'esatta collocazione del pianeta mortale era diventata una priorità per la civilizzazione Choso. Una nave gargantuesca era stata costruita sul sacro pianeta Talon 4, poi spedita nel più buio angolo dell'universo, dove il satellite elisiano era stato perduto. I più grandi guerrieri, scienziati e profeti Choso intrapresero una crociata verso il mondo ostile, sapendo che non avrebbero potuto fare ritorno. Durante il loro lungo viaggio concepirono un nome per il loro obiettivo, Faze. Passarono generazioni e finalmente la spedizione Choso localizzò il pianeta blu. Mentre si avvicinavano, osservarono il mondo vivente che pulsava incessantemente energia bianca e blu. Non c'era niente di simile da nessuna parte dell'universo. Le scansioni accertarono le loro peggiori paure. L'atmosfera era un bagno di radiazioni e mutazioni, e l'evoluzione aveva prodotto orrori. Per milioni di anni, Faze aveva irradiato la vita che evolveva sulla sua superficie. Le creature più forti erano sopravvissute per prosperare in un ecosistema composto da veleno. Fu allora che i Choso compresero di essere arrivati nella dimora delle creature più devastanti e squilibrate dell'universo conosciuto. Se quei mostri fossero riusciti a scappare dalla loro prigionia su Faze, avrebbero consumato voracemente ogni cosa sul loro cammino. I Choso non potevano rischiare che le razze più giovani, a solo secoli di viaggio spaziale da lì, trovassero quel mondo e ne liberassero i terrori. La spedizione giunse a un punto morto. La minaccia dei super predatori di Faze doveva essere neutralizzata, ma azioni dirette contro il pianeta stesso sarebbero state un sacrilegio. I Choso tenevano alla vita, non avrebbero distrutto quell'unico mondo vivente. Formarono un piano molto rischioso. La nave atterrò su Faze, esponendo l'equipaggio a tremende radiazioni. I guerrieri Choso, nelle loro armature potenziate, combatterono le creature intente ad assalire la nave. I soldati lottarono, guardando i loro parenti morire, in una disperata missione per guadagnare tempo. Gli scienziati imbrigliarono le intense radiazioni, cercando di creare un predatore artificiale in grado di neutralizzare i superpredatori del pianeta. Avendo accesso al Phazon che ricopriva il suolo, ingegneria genetica che avrebbe dovuto impegnare decenni fu realizzata in pochi giorni. I Choso crearono il primo Metroid. La creatura venne scatenata sul pianeta e le radiazioni fecero sì che si riproducesse. Lo sciame di Metroid che ne risultò cominciò a consumare le mostruosità, stabilendosi come i nuovi predatori Alpha. La missione di Choso era compiuta. Le peggiori creature erano cacciate fino all'estinzione e i Metroid, secondo i piani, sarebbero presto morti di fame. Il prezzo però fu altissimo. La maggior parte dell'equipaggio era stata uccisa difendendo la nave, mentre i sopravvissuti erano stati pesantemente contagiati dalle radiazioni. La nave, a pezzi, riuscì ad affrontare il viaggio di ritorno, ma i Choso soccombero dall'avvelenamento subito. L'autopilota riportò la nave e dei corpi a casa. Su Faze, la presenza dei Metroid durò decenni mentre consumavano i superpredatori. I cadaveri dei Choso vennero assorbiti nel pianeta e le loro armature lentamente si corrosero e ruppero. La lenta consapevolezza del pianeta sviluppò un'indignazione che ribolliva sotto i suoi continenti. Era stato violato dai Choso e mentre l'infestazione dei Metroid cominciò a spegnersi, Faze accrebbe una primitiva concezione di scopo e di vendetta. Il pianeta ottenne una vaga conoscenza derivante dai concetti assorbiti dai cervelli dei cadaveri dei guerrieri morti e l'ubicazione di due mondi dai loro ricordi. Come il pianeta entrò nel suo ciclo riproduttivo, diresse intenzionalmente due dei suoi semi verso il pianeta Talon 4 e Aether. In quello diretto verso il mondo Choso, Faze incluse anche uno degli ultimi Metroid rimasti e pezzi delle armature dei guerrieri, come promemoria del crimine che ha subito per mano loro. Mandò il secondo seme verso Aether, dato che tramite i ricordi era stato informato che i suoi abitanti erano amici dei Choso, quindi nemici di Faze. La nave della spedizione, pesantemente danneggiata a causa delle radiazioni e dalla mancata manutenzione, era stata riportata alla civilizzazione dal pilota automatico sempre più malfunzionante. Dopo decenni si avvicinò al pianeta dei Choso, Zebes, schiantandosi sulla sua superficie. Gli abitanti tentarono di recuperare i dati dallo schianto con successo molto limitato. Compresero il sacrificio che l'eroico equipaggio dovette compiere, confermando inoltre l'apparente successo dei Metroid nel neutralizzare le creature del pianeta vivente. Le autorità Choso non furono in grado di stabilire la locazione di Faze né di recuperare molto per quanto riguarda i dati scientifici concernenti. Come il seme di Talon 4 cominciò i suoi secoli di viaggio nello spazio, il solitario Metroid al suo interno cominciò ad assorbire enormi quantità di Phazon e radiazioni. Assunse una consapevolezza e crebbe in dimensioni, intelligenza e forza.
Usò i pezzi delle armature Choso per crearsi un esoscheletro, per poi cadere nella follia. L'esoscheletro, tuttavia, non lo protesse dalle radiazioni infinite, e così il Metroid divenne proprio come i super predatori estinti di Faze, un torturato genio immortale. La creatura, che verrà poi denominata Metroid Prime, non perdonò Faze per averlo imprigionato nel suo seme del Leviatano. Non perdonò i Choso per aver creato ed abbandonato i Metroid. Decise di voler sopravvivere e di portare ordine al caotico universo che l'aveva dato alla luce e, in un modo o nell'altro, di piegare Faze sotto la sua volontà. Nella sua solitudine, immortale a causa delle conseguenti mutazioni, Metroid Prime tramava la sua vendetta contro l'universo. Thank you.